Mentre Milano cominciava a svegliarsi, un gruppo di amici stava ancora girandosi per le vie del centro dopo una lunga notte di bagordi e baldoria. Si trattava di Franco e dei suoi più cari amici. Una banda di goliardi sempre disposti a bere, a ridere e a far casino. Cazzo ragazzi, sono le 6:30, siamo ancora in giro a fare i pirla. Però è stata una nottata bellissima, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un casino pazzesco. Basterebbe che oggi l'Inter spara 3 pappine al Milan e poi posso anche morire. Certo ragazzi che Milano l'alba ha veramente un sapore particolare. I navigli e la ringhiera, gli operai che vanno a lavorare, la nebbia, la mia mamma e il mio papà, il cappuccino, il panettone, con l'uvetta. Ragazzi, Milano mi acchiappa veramente, veramente. Sai perché ti acchiappa? Sì. Perché ti ricorda la tua terra, Orribiland. Ti ricordi quando stavi là, col tuo papà e la tua mamma, quei due mostroni? Lo sai, no? Lo so, non lo sapessi, ma lo so. Pensa che a me invece mi acchiappa tutto, basta non tornare a casa da mia moglie, non la posso più vedere. Sì, vabbè, è una vita che dici così, che parli marotto, marotto, però sono 6 anni che sei sempre lì in casa con le pantofole, bello fresco però. Ha parlato Gorni Kramer contro Gorni Kramer. Sono 8 anni che non parli più con tua moglie. Cosa stai dicendo? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Però il giorno che farò pace con mia moglie, sai le cose che abbiamo da dirci. Poi ragazzi, sapete Patrizia? Quella ragazza che viene sempre al bar a bere il cappuccino alle 10. Beh, lei mi fissa sempre negli occhi. Eh sì, mi vuole bene, insomma. Io credo di avere preso una decisione. Che bella storia. E ragazzi, sì? Te lo dico. Me ne frego un cazzo, non la sposo. Dormire, non la sposo, me ne frego un cazzo. No. Ma nemmeno eviti di fare dei mostrini. Se ti sposi te sei la rovina. Uè, Occio, guarda lì la vecchia. Occio, ragazzi, c'è una vecchietta con la bici. Ehi, una vecchia sulla bici, cattura. Accosto, Teo, accosto, dai. Mettiti giù, a farti vedere. Signora, scusi signora, sa dove posso trovare una farmacia? Che mi si è gonfiato il viso, mi è venuta una strana ruga. E se non mi sbrigo a fare un'iniezione, mi viene una faccia come il culo. La vecchia è caduta. Orti, la vecchia è caduta! Hai visto? Faccia di culo ha colpito ancora! Okay. Sai che mi è venuto in mente una roba? Che la prossima volta questo scherzo lo puoi fare direttamente con la tua faccia.